solo non è riuscita, si è spiaggiato questo tentativo. Cercare i tre quinti significa aprire un confronto tra i gruppi parlamentari in modo che le personalità siano riconosciute reciprocamente e anche garantiscano l'indipendenza che devono avere i giudici della Corte Costituzionale, nel merito perché ha tentato di imporre il proprio consigliere giuridico per le riforme, il consigliere giuridico di Palazzo Chigi che noi tutti ricordiamo al suo fianco quando qui a Montecitorio si svolgevano le consultazioni sul premierato. A questo punto speriamo che abbia imparato la lezione, ma non tanto per gli interessi dell'opposizione, proprio per il bene delle istituzioni e che apra davvero quel confronto che si deve aprire, perché non si può rendere una questione di governo l'elezione dei giudici costituzionali, altrimenti si fa male alle istituzioni e si rischia anche la debacle come accaduto. Ma c'è possibilità di dialogo ancora su Marini? Ma ci deve essere un dialogo, diciamo, su questa fase e quella successiva che si aprirà a dicembre, quando, come sappiamo, il 20 dicembre altri tre giudici andranno rieletti da parte del Parlamento. Allora, il problema è che, ripeto, Meloni ha impostato questa questione come un fatto della maggioranza, addirittura del governo, che manda un messaggino alla maggioranza dicendogli chi devono votare. Questo è inaccettabile e quindi credo che oggi abbiamo fatto bene come opposizioni a contestare questo punto di metodo. E adesso ci sia l'interlocuzione, ci sia un dialogo aperto. Tra l'altro la fase è delicatissima perché, come sappiamo, siamo alla vigilia di un giudizio importante che la Corte Costituzionale deve emettere sui referendum su cui si dovrà andare l'anno prossimo. A maggior ragione servirebbe un rispetto di queste dinamiche istituzionali democratiche.